Signore e signori, Alessandro Di Battista. Benvenuto. Grazie. Si accomodi. Ho esagerato dicendo che è il delfino di Beppe Grillo. È vero che ha nominato solo lei? Perché stavo lì sotto. Dice che stavo è un caso. Sotto al palco, sì. No, dai, non si schernisca, perché ho letto commenti estasiati sul suo profilo Facebook. Dibba re, Dibba presidente del Consiglio, Dibba ti amo. Dibba è lei, immagino. Sì, sono io. Quindi lo sa di essere molto amato. Sì, penso che mi vogliono molto bene perché sto facendo il mio dovere. Stiamo facendo il nostro dovere. Senta, sono giornate, lo sappiamo. A proposito, ho visto che i fan le stavano facendo perdere il treno oggi per venire da noi. Erano i giornalisti, noi i fan. Erano giornalisti fuori dal luogo dell'incontro con Beppe Grillo. Dove ci siamo visti oggi con Beppe, sì, non mi facevano passare. Com'è andata? Cosa vi ha detto Beppe Grillo? È venuto un po' a tranquillizzarci. Perché eravate agitati? Sono state delle giornate molto, molto complesse. Hanno regalato 7 miliardi di euro alle banche, anche soldi tuoi. Hanno fatto questo. Cominciamo subito così? È vero, l'hanno fatto. No, sa perché? E noi eravamo un po' nervosi. Sa perché non voglio cominciare così? Perché sennò mi obbliga di entrare dentro questo noiosissimo e importante decreto di Banca Italia, perché 7 miliardi in realtà non escono dalle tasche di nessuno, è una cosa un po' complessa da spiegare, se vuole poi lo facciamo, tanto abbiamo tempo. Però mi conceda di parlare un po' di attualità, un po' di quello che è successo oggi, un po' di lei, visto che è il suo primo faccia a faccia. Come mai ha deciso di venire in televisione a questo programma? Ho cambiato un po' idea sulla TV perché c'è tanta disinformazione, il suo programma mi piace, io non ho la televisione ma vedo qualche sua intervista su internet, ho visto quella di Brunetta e non era intollerabile per me il fatto che ci venisse ma Brunetta e non io. Ah, dice sei venuto Brunetta. Ovvio, ovvio, bisogna un po' marcare la differenza. Corrisponde a una strategia? Cioè c'è stato qualcuno che vi ha detto adesso potete andare in un talk show o è una sua decisione personale? È una decisione mia personale e dell'assemblea del Movimento 5 Stelle alla Camera che mi consiglia e mi spinge di andare. Abbiamo imparato anche questo, nel senso all'inizio entrare in TV non era così facile. No, lo immagino, guarda, anche per me la prima volta, tanti anni fa è stato un trauma. Quindi per ora abbiamo i contenuti e tranquilli, cioè mi sento molto tranquillo. Bene, oggi con Beppe Grillo com'è andata? Cosa vi ha detto? Ci racconti questo incontro? Oggi Beppe ha fatto un po' il comico, è venuto a fare qualche battuta perché ha capito perfettamente che occorreva un po' sdrammatizzare la situazione. C'è stata tanta tensione alla Camera in questi giorni, tanta adrenalina. Io anche mi sono lasciato andare a episodi molto forti, dei quali ne vado orgoglioso onestamente. Però, di cosa va orgoglioso? Della lite con Speranza? Sì. Speranza è un po' il Gaspari dei poveri, abituato ontologicamente alla menzogna. Speranza del PD, adesso non tutti lo conoscono, magari poi facciamo vedere anche sì, qualcosa. Se lo conoscono lo evitano. E sì, sono entrato in sala stampa. Perché il Gaspari dei poveri? Perché è una persona un po' nata nel partito, un po' la batteria. Sì, è buono per amatori, non per il Parlamento. Cioè sono delle persone che non hanno la possibilità, l'indipendenza al ragionamento. Poi può essere d'accordo o meno con le idee del PD, se qualcuno poi le capisse oggi. Però in realtà che se tu sei legato a quel meccanismo, tu nella tua vita vuoi restare esclusivamente in Parlamento, automaticamente ti autocastri. Ma lei cioè, perché si è fatto quest'idea di Speranza? Perché lo conosco, perché sento che mente costantemente e quindi l'ho visto entrare in conferenza stampa e sono entrato, mi ci sono avvicinato e ho detto... Io che mi ero fatta l'idea che lei fosse uno tutto corretto, invece già ha detto quello mente, l'altro è un pollo di batteria. Sono un cittadino. Ed è ancora molto tranquillo. No, sì, sono un cittadino anche arrabbiato alle volte. E ho fatto questa cosa qui, sono entrato e gli ho detto appena dici una bugia ti sbugiarderò e lui ha detto vado a fare la conferenza stampa da solo nella sua stanza. Che bugia aveva detto? Per esempio ha detto, io sono stato da Santoro la settimana scorsa e rispetto a Berlusconi al condannato Berlusconi, in collegamento, perché ci tengo alla mia primogenitura di Dibba. Lei è stata assolutamente la prima. Che finisca.
E io ho attaccato pesantemente Berlusconi. Io non ho mai votato Berlusconi, per l'amor di Dio. Ho la maglietta con scritto io non ho votato Berlusconi in 12 lingue differenti, mancava solo il romano. Quante volte hai votato? Ho votato, beh, io ho 35 anni, la prima volta che votai avevo 18 anni, avrò votato una decina di volte. E che cosa ha votato? Ho sempre votato a sinistra. Ho votato anche i fondi. 10 volte? Sì, ho rivotato. Era convinto proprio? Mai convinto. Ah. Ci speravo. Sì, no, convinto mai, ho votato la Bonino, cioè, me ne è veramente, ho votato Bertinotti una volta, ho votato il PD, e mi sono, come ho detto da Santoro, mi sono disintossicato, sono una persona nuova adesso. E poi cosa è successo nella sua vita? Dal punto di vista politico? Quando ha smesso di votare a sinistra, certo. Ho capito che era un tradimento continuo, che il sistema partitocratico è in marcia, al di là degli ideali, cioè che, ribadisco, è il concetto di politica come professione che non funziona, la politica non è una professione. Ma c'è stato un momento in cui l'ha capito o come... cosa è successo? Beh, durante l'ultima legislatura di Berlusconi, quando vedevi che il PD non faceva opposizione, che se ne andavano via quando c'era da contrastare lo scudo fiscale, ora loro pensano che noi siamo marziani perché facciamo opposizione, perché nessuno del PD ha mai fatto opposizione. La tagliola, la ghigliottina, la Boldrini non l'ha mai messa, nessuno l'aveva messo prima della Boldrini, perché nessun presidente ha avuto a che fare con un'opposizione estremamente dura come quella del Movimento 5 Stelle. Quando io ho capito che c'era qualcosa che non andava, che al di là di certe parole dette in televisione, perché la televisione è facile, vieni qua, dici le tue cose e le persone da casa ti credono, quando ho capito che più o meno erano la stessa cosa, destra e sinistra, al di là di alcune persone che io stimo, ci sono delle persone nel Parlamento che io stimo. Ma questa è una notizia, dopo ci dice chi sono. Assolutamente, sì. Anzi, me lo dica subito. Per esempio... Cooperlo è una persona che per me è una brava persona, ma o tira fuori il coraggio oggi e inizia a dire quello che è successo in affari costituzionali, cioè o tira fuori l'onestà, oppure chi non denuncia, anche se non è corrotto, diventa colluso con la corruzione. Chi altro le piace? Rocco Palese di Forza Italia. È una persona molto in gamba. Tendenzialmente i pezzi grossi della destra sono più preparati dei pezzi grossi del centrosinistra. E anche alcuni leghisti, io non c'entro proprio niente con la Lega, e sono molto preparati dal punto di vista procedurale, regolamentare. E io devo anche valutare un parlamentare sulla base di quello che conosce e di come si comporta nelle commissioni, non soltanto delle dichiarazioni fuffa fatte in televisione. Torniamo a quello che è successo in questi giorni, perché poi ci stava raccontando del suo scontro con Speranza. Anzi, facciamo una cosa, mandiamo il filmato, quello dei... non, perché abbiamo anche un di Bastorie, non quello. Mandiamo prima quello di attualità, diciamo, di quello che è successo in questi giorni, così lei lo può commentare. Potremmo dire che il boia napolitano in questo momento stia avvallando tutta questa serie di azioni nei confronti proprio delle opposizioni. Boia chi molla, presidente Boldrini, boia chi molla. In realtà Speranza è nel di Bastori. Senta, come si trova dentro questa immagine? È un vestito che le appartiene? Abbiamo esagerato un po' sui toni. Noi camminiamo su un cornicione, soprattutto noi del 5 Stelle. Appena sbaglio una parola va su Al Jazeera, dovunque. Beh, insomma, qui non è che c'è una parola sbagliata. Diverse. C'è quasi una guerriglia. No, guerriglia non c'è stata nessuna colluttazione, a parte lo sganassone che il questore D'Ambrosio ha dato alla mia collega Loredana Lupo. Deprecabile. Deprecabile. Come sono anche deprecabili alcuni toni che sono... Se sbaglia qualcuno del 5 Stelle non sbaglia lui, sbaglia il gruppo del 5 Stelle. Perché la crescita deve essere... Chi ha sbagliato? Beh, il gruppo ha sbagliato il gruppo del 5 Stelle. Il discorso è che alle volte c'hai proprio là dentro della rabbia, perché ti senti, che ti vedi proprio i diritti violati delle future generazioni che non lo sanno, magari alcuni... Sta parlando di Di Rosa che ha insultato... Di lui, di altre cose. Vabbè, quella è una delle più gravi, infatti è stato indagato. Comunque bisogna chiedere scusa su queste cose e basta. Chiedere scusa e migliorare. Se uno ammette l'errore diventa più forte. Per cui io ammetto gli errori che abbiamo fatto come gruppo. Allo stesso tempo, quando vedi che tagliano il futuro ai cittadini italiani, che compiono scelte scellerate e che mettono le mani nelle nostre tasche, perché la Banca d'Italia
sono soldi nostri, al di là dei giri, perché le assicuro che fanno dei giri molto molto loschi, ma su tutto, che si occupano più di legge elettorale oggi che di reddito di cittadinanza, che non pensano minimamente alla piccola e media impresa, non gliene frega niente a quelle persone. Non è che non la voglio far parlare di questo. Però non gliene frega niente. No, non è quello, è che vorrei approfittare di questo incontro per conoscere meglio lei. No, perché queste cose glielo sentite dire non solo a lei, però mai non faccio tante affaccia. Volte, ma anche ieri, insomma, da Santoro, i suoi colleghi, quindi sa, non usiamo questa occasione per ridire queste cose. Le infilerò quando meno se ne accorge. No, ma guardi, ma non, se vuole parliamo anche di quello mezz'ora. Lo dico anche per lei, perché usi questa occasione per farsi conoscere. Le cose che ho detto all'inizio lei molto modestamente le ha smorzate sul fatto che lei in questo momento sia particolarmente seguito, però molti dicono che davvero c'è un progetto su di lei, anche in vista delle prossime elezioni. Si sente contento per questo oppure è un'invenzione della stampa? La domanda qual è? Se dovessi diventare Presidente del Consiglio? Se si come vede, candidato? Non lo so, in un futuro... No, perché facciamocela. Se si vede in un futuro, non so, Renzi contro Di Battista, ci si vede? Beh, non sono così banale come lui. Però credo che con il gruppo parlamentare, insieme ai miei colleghi, io sarei all'altezza, tranquillamente. È stato all'altezza. In cosa lo trova banale Renzi? Ma proprio insomma è una persona molto falsa, una persona, a parte è un condannato in primo grado, lei non vuole che le dica queste cose, però no, ma le dica pure, però sa, se sono cose che o si spiegano molto bene nella loro complessità, sta con il PD, che ci mettiamo tre quarti d'ora, oppure suonano un po' come degli slogan. Veloce, non facciamo slogan, è una persona che a me non mi convince, non perché? Mi convince, perché c'ha un faccione falso. Il faccione, dai, sì, non siamo lombrosiani, il faccione. Un faccione falso, che mostra lei in televisione. Crede nelle facce, quindi? Beh, ogni tanto ci si può anche sbagliare, però tendenzialmente credo negli occhi delle persone. Ho visto che lei parla dei suoi occhi, dai, allora le faccio vedere questa famosa Dibba Story in cui raccontiamo di lei. Wow. Io mi chiamo Alessandro Di Battista, ho 34 anni, sono un reporter, uno scrittore, sono candidato alla Camera dei Deputati qui nel Lazio 1. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta, stiamo dimostrando al mondo intero che il popolo si può organizzare. Siamo una cazzo di squadra, io sono orgoglioso di lavorare con i miei colleghi che sono le persone migliori del mondo per me. Sono sei mesi che combattiamo qua dentro come leoni e la stampa fa sembrare che noi siamo quattro coglioni che fanno gli scontrini. Repubblica è buona oggi per incartarci il pesce, per accendere il fuoco. Io rosico perché sono cresciuto con Repubblica, ci credevo, la compravo al liceo, i miei amici mi prendevano pure in giro perché leggevano la Gazzetta dello Sport, io Repubblica, ero un tipo secchione. Avete mandato in frantumi i sogni degli italiani. Vi ricordate come ci descrivevano? Ah, sono quelli inesperti. Aspetta. In 8 mesi ci hanno paura di noi. Figli di puttana Eva. Hai detto figlio di puttana Eva. Gli italiani hanno fame e voi gli avete tolto il pane. Fidatevi di questi occhi, fidatevi della rabbia sana che abbiamo in corpo, della non violenza e di questa voglia di cambiare questo paese. Ci date proprio benzina quando non ce la facciamo più a star lì dentro in mezzo a quegli squali a vedere certe facce. Certe facce brutte, brutte, brutte. Qualora Berlusconi veramente dicesse io non voglio più quattrini, veri partiti, dialoghiamo Berlusconi, sediamoci. Se io sarei disposto a morire per questo paese, i miei colleghi ugualmente. E se io svendo la nostra banca, oh banca ciao, banca ciao, banca ciao, 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 e se io svendo la nostra vinciamo banca. Vinciamo noi, vinciamo noi, vinciamo noi, mettetevi in testa, vinciamo noi, vinciamo noi. Se io svendo la nostra banca, tu mi devi rivolgere. Wow. Era la sua cameretta quella? Con l'ex. L'ex cameretta, con lettino singolo. Eh sì, sono single. Ne è passata di acqua. Nota come non le faccio domande sul suo essere fidanzato o meno a prezzi. Sono single. Sì. So che è anche molto richiesto, ma insomma non voglio che pensi male di noi. Il percorso che ho fatto io hanno fatto i miei colleghi, è un percorso che possono fare tutti. Ci hanno raccontato che le istituzioni siano
un regno solo di qualcuno, non è vero, basta essere onesti per stare lì dentro. E nonostante qualche utilizzo forse esagerato del turpiloquio, voi avete preso bene, ma è stato un video che ho apprezzato, la realtà è che stiamo facendo un gran lavoro e... Si sta divertendo? No, divertimento no. La qualità della mia vita complessivamente è peggiorata da quando sto in Parlamento, non è migliorata. Però sono molto fiero di quello che stiamo facendo. Mi alzo la mattina, mi guardo allo specchio e sono felice. Perché è peggiorata la sua vita? Perché non hai più tempo per le relazioni umane, che siano sentimentali, di amicizia, familiari. Io vedo poco i miei genitori, pochissimi miei amici, e alla fine la felicità te la danno le relazioni. Però stanno sorgendo tra di noi, all'interno del gruppo, dei rapporti molto, molto... profondi. Voi siete ancora uniti come movimento? Sì. Perché ho sentito qualche voce un po' dissonante, oggi ad esempio c'era Orellana che ha detto continuiamo a alzare i toni, non so quanto sia utile, temo che stiamo finendo le cartucce, mi domando se gli oltre 8 milioni di persone che hanno votato per noi condividono questo modo di fare, avrà sentito anche lei sì, come in tutti i gruppi ampi ci sono delle persone chiaramente che la pensano in maniera secondo differente. Secondo lei rispetto a questi atti vostri, non so come definirli perché non voglio definirli, mi verrebbe da dire estremi di questi ultimi giorni contro il Presidente della Camera, contro il Capo dello Stato, lei ha sentito il movimento unito? Non ha sentito perplessità, persone che dicevano beh forse potevamo confrontarci di più rispetto a queste prese di posizioni così forti? Ho sentito molto unito il movimento, poi ci sono delle persone che non la vedono in questo modo, tra di noi certamente c'è anche qualcuno che la pensa in maniera differente, ma il gruppo è molto molto compatto, molto più compatto della settimana scorsa, anche perché l'abbiamo visto quello che hanno fatto, hanno messo la ghigliottina all'opposizione. E su Napolitano nessun attacco incredibile, su Napolitano abbiamo presente... un impeachment. Sì, è il nostro diritto di parlamentari, seguendo l'articolo 90 della Costituzione, farlo. Rodotà, poi farà il suo... vostro candidato ha detto non sta in piedi questa cosa dell'impeachment. Per lui no, valuterà il Parlamento, perché l'impeachment... E voi sapete che i voti non li avete su questa cosa, quindi non è una perdita di tempo. No, assolutamente, perché tu devi comunque segnarti anche dal punto di vista politico. Questo è un atto politico, che farà il suo corso, come ha detto giustamente il Presidente della Repubblica, che io stimo come carica istituzionale, ma non stimo lui come persona Presidente della Repubblica. Io rispetto la carica, ma non lo stimo. Io ho il diritto di dirlo assolutamente. E noi abbiamo presentato, seguendo l'articolo 90 della Costituzione, una richiesta, diciamo, l'abbiamo messo in stato di accusa. Il Parlamento valuterà. I vostri critici dicono si sono visti calare nei sondaggi, adesso si parlava solo di Renzi e del suo dinamismo, sono un po' spariti, allora hanno alzato i toni in vista delle elezioni europee. Questo è quello che dicono. Che si dice. Io invece dico andiamo al governo, però forse sono troppo fiducioso. Beh, le due cose potrebbero essere anche unite a lungo andare. Non c'è una è ovvio che guardate il che consenso non... serve per andare al governo. Ma noi non è che abbiamo, non è che siamo così strateghi, Noi siamo cittadini. Per cui alle volte... Ornellana ha citato i grandi strateghi, un po' ironicamente, immagino parlasse di Casaleggio, che è venuto mercoledì a darvi la linea, dicono. Assolutamente no. Non vi dà la linea Casaleggio? Assolutamente no. Io ma l'ho già tra Grillo e Casaleggio chi dà la linea? Ma nessuno, loro sono cittadini come noi, assolutamente. Se qualcuno, tra Grillo e Casaleggio sono due persone che stimo e rispetto moltissimo, li stimo entrambi moltissimo, avessero minimamente una volta interferito sulla mia indipendenza intellettuale, io già me ne sarei tornato sulle ande a scrivere. Perché io non metto proprio in gioco la mia indipendenza con nessuno. Questa è una delle tante balle che partono e vengono quindi sparate dalla televisione. Quindi non c'è un leader. C'è un leader, sono 9 milioni di cittadini. Adesso hai visto che percorso stiamo facendo con la rete, la legge elettorale che la decidono i cittadini in rete. Ma quando mai si sono viste queste cose? Ma quando mai io giro, poi dice che sono apprezzato, io giro, ma anche i miei colleghi, e riceviamo, diciamo, frasi del genere. Guadagnate poco, nonostante noi ci tagliamo gli stipendi, io prendo 3.000 euro al mese. Che per me sì, sono... lei ha fatto vedere che erano 19.000, che non sapeva dove metterli, che non sapeva chi ridarli. Li abbiamo ridati a un fondo per le piccole e medie imprese. La prima volta che ho fatto questo bonifico, mia madre non mi ha parlato per 3 giorni, perché... 3.000 euro al mese vanno benissimo. A me personalmente dicono, ma anche ai miei colleghi, resistete. Siamo con voi, non mollate. Ma quando mai cosa, a un deputato però, noi gli abbiamo detto se hai pagato troppo mi faccia poco? Capire per fare cosa in questo momento. In questo momento dove state andando? L'obiettivo numero uno politico, il più importante è
svegliare le coscienze degli italiani perché ci hanno addormentato. Ma non abbiamo bisogno di riforme, sì, di cambiamenti, di leggi sul lavoro. E la fai con gli stessi che ci hanno messo nelle situazioni. Quindi insomma lei dice bisogna andare a votare al più presto, dobbiamo vincere noi e fare tutto loro. Loro hanno fatto una legge elettorale oggi per ostacolare il Movimento 5 Stelle, è evidente, perché comunque siamo proprio un granello di sabbia nell'ingranaggio, che però riesce, anche se è piccolo. E perché non l'avete fatta voi con Renzi la legge elettorale? Lui ve l'ha chiesto prima a voi che a Berlusconi. Noi abbiamo depositato con il mio collega Danilo Toninelli, forse non lo sa e glielo dico, un progetto di legge elettorale circa 2 mesi fa. Nessun giornalista l'ha detto. L'unico gruppo parlamentare. Ma non sono i giornalisti che fanno le leggi. No, ma i giornalisti devono dire che è stata. Vede, lei per esempio non lo sapeva, i giornalisti devono dire che è stato presentato un progetto di legge. L'unico che oggi, che era depositato prima dello schifozzellum che hanno fatto i due condannati, è un progetto di legge del Movimento 5 Stelle. Ma questo suo dire i due condannati non è un po' riduttivo? Oddio, so che lei ha una grande stima della politica in genere, quindi magari non si pone neanche il problema. Però sa cosa mi chiedo io? La democrazia senza regole non può stare in piedi, quali o regole? Sbaglio. Appunto, le quali condanne regole? Sono delle regole, esattamente. No, le condanne, adesso sì, ho fatto un esempio, però per parlare di linguaggio e invece che di contenuti. Le sono sembrato irrispettoso dal punto di vista linguistico? No, un po' semplificatore. Oh, semplificatore. Allora, nel nostro Stato una persona condannata non può fare il bidello, però può legiferare, vedersi al di fuori del Parlamento e scrivere una legge elettorale. Le sembra una cosa normale o sono semplicista? Bisognerebbe andare un po' più a fondo in queste... Le porto il progetto di legge di Toninelli, se lo legge, ad esempio, insomma, bisognerebbe essere un pochino più preciso. Bisogna dirlo, in primo grado, infatti, per danno erariale. Però torniamo a dove state andando, perché era interessante. Mi sembra che lei dica andiamo a votare. Anche se non è contento della legge con la quale andremo a lottare. Sì, ma tanto non cambia niente. Se cambia la mentalità degli italiani, noi vinciamo. Se non cambia, anche se ci fosse una legge utile per il 5 Stelle, chiaramente non c'è perché i partiti fanno di tutto per ostacolarci, ma ci sta. Volete governare completamente soli? Noi vogliamo vincere le elezioni e presentarci al Parlamento dicendo adesso il Parlamento deve lavorare, perché questo Parlamento non lavora, ratifica esclusivamente i decreti che arrivano dal governo, e questa è una violazione della Costituzione ed è anche una delle ragioni oggi della messa in stato di accusa del Presidente Napolitano. Il Presidente Boldrini oggi ha richiamato in questo senso l'ETA, ha detto meno decreti. Oh, si è svegliata. Ha notato? No, onestamente ce ne abbiamo altri 7. Beh, è una cosa importante, avreste dovuto notarla, perché è quello che dite voi. La Boldrini è più bugiarda di Berlusconi ultimamente. Non le va bene nessuno. Beh, e poi è raro. Solo che la differenza è che Berlusconi crede alle sue bugie, questa è sempre stata la sua forza, mentre la Boldrini no, ma si vede che non ci crede neanche. Allora, il capo dello Stato ci ha detto, il Presidente della Camera ci ha detto cosa ne pensa, il segretario del principale partito ha detto che ha la faccia che non gli piace, Berlusconi non ne parliamo, con chi pensate di governare? Con gli elettori del PD e con gli elettori del PDL, con loro parliamo. Tutti votano Movimento 5 Stelle. Con loro bisogna dialogare, perché tutti, sono delle persone tutti, che vanno, tutti non lo so, ma vanno rispettate le loro scelte, perché tutti coloro che hanno votato 5 Stelle un tempo votavano questi partiti, anch'io votavo il PD. Sì, ma bisognerà confrontarsi con certo, gli altri partiti. In Parlamento, guarda, io non, sì, non ne so tanto di politica, però immagino che se non certo, ci si confronta... Ci si deve confrontare, è bellissimo il confronto, attenzione, è bellissimo, ma il compromesso è bello. Lei vuole andare in pizzeria o in ristorante, stasera troviamo una bella trattoria che fa pure la pizza. D'accordo, ma nel momento in cui c'è, perché c'è in quel Parlamento anche la mafia, compromettersi con quel sistema significa suicidarsi. E francamente io non sono disposto a suicidarmi. So la guerra come la guerra, no, perché sa, mi mette tante cose, io se lei mi dice c'è la mafia in Parlamento, cosa vuole che le dica? Perché lei lo no, sa è che lei le spara un po' grosse, ma sicuramente c'è del vero in i quello giudici che dice, lo dicono. Sicuramente c'è del vero, però sa, andrebbe analizzato chi, cosa, però quando, già che, perché, già che lei dice come, che c'è del vero è grave. Ma no, ma c'è sempre del vero in qualunque cosa, c'è qualcosa di vero che va capito, va analizzato, va messo in relazione a tutto il resto, però poi c'è un paese da governare, certo, c'è un paese dove manca il lavoro, c'è un paese che è in crisi, c'è un paese che ha bisogno di riforme. Io questo mi dico... Ha ragione,
Ha proprio ragione, infatti credo che lei come cittadina vorrebbe una proposta come magari il reddito di cittadinanza e se ne discuta, cioè dare un reddito a tutti gli italiani che stanno in difficoltà, sono delle proposte che noi portiamo in Parlamento, ma non si discute perché si discute esclusivamente di legge elettorale. E la legge elettorale è importante, però non si mangia. Però non si era sempre detto che la legge elettorale era una cosa da fare in fretta, che quella di prima era una porcata, lo dicevate anche voi. Assolutamente, infatti ci hanno messo 8 anni, noi abbiamo fatto un percorso, già l'abbiamo depositata. E oggi si può fare tranquillamente seguendo i temi del Parlamento. Pare che, ma oggi gli italiani hanno più bisogno di una legge elettorale o di risistemare l'economia? Se si deve andare a votare, come diceva lei prima, per fare un nuovo governo, la legge elettorale. Ma la legge, come lei sa, è uscita dalla consulta, dalla sentenza, già c'è. Una legge costituzionale già esiste, che non l'hanno fatta. Due persone che non devo chiamare condannati. No, no, faccia come crede. Due persone che stanno fuori dal Parlamento. Per cui oggi la legge c'è, possiamo andare a votare, ci contiamo. E il Parlamento sarebbe costituzionalmente eletto e io sono convinto che vince a noi e in quel caso non possiamo governare da soli, d'accordo? Questi sono i punti di governo, chi ci sta, chi non ci sta, in quel caso il Parlamento e i partiti si prenderebbero la responsabilità di non votare delle proposte che sono utili per la collettività. Sto facendo il pesantone? No, 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 è che bisognerebbe parlare più a lungo, o meno. Smetto di farlo, però mi interessava no, ma anche a me interessa conoscerla. Cose. Ascolti, non posso non parlarne perché è uscito su moltissimi siti, se ne sta parlando tanto in rete. Avrà visto che oggi è uscita un'intervista fatta a suo padre, Vittorio Di Battista, dove suo padre si dice orgoglioso di dichiararsi fascista, di portare la camicia nera, di essere un camerata. È stato in imbarazzo per mio padre, io sono io, è una persona non onesta. È una cosa che lo mette in imbarazzo. Beh, io sono sempre stato dall'altra parte, forse proprio per andare contro i genitori si fa questo, no? Per cui io sono un fan, sono sempre stato un fan, ho ricordato il CE per esempio in Parlamento. Poi mio padre ha capito che Dio, patria e famiglia era uno slogan, come magari anche il Popolo Unito jamás era vencido, e ci si trova in un movimento che mette davanti alle ideologie, magari vecchie, obsolete, io sono del 78, proviamo se mi va di parlare di fascismo, e mette davanti le Quindi idee. Insomma, per lei non è un problema questa... Io sono fiero di essere figlio di mio padre, anche se magari lui c'ha le sue idee, io sono Però io. Lui, tuo padre, che sa che lei è in politica, non poteva evitare di dire io sono un fascista. Ma le ha dette prima, ma io, questa se no è censura, diventa... Diceva Montanelli, no, chi lo diceva forse? Flaiano, che esistono due categorie di fascisti in Italia, i fascisti e gli antifascisti. E quando, se posso chiederglielo, quando lei era ragazzino a scuola, la metteva in imbarazzo questo... No, perché non se ne parlava, pensavo ad altro, pensavo al calcio. Ma ribadisco, in Parlamento ci sto io, non c'è mio padre. Quindi nella, dovrei insomma, essere giudicato io per quello che faccio, no? Ma di fatti, guardi, io ne parlo perché è uscita proprio oggi questa non cosa. Non lo sapevo, lo apprendo da lei. Poco fa. Puntualissima, vero? Mitici. Beh, io guardi, non c'entro proprio con Radio 24. Non ce l'ho. Ah, con Radio 24? Sì. E vabbè, hanno fatto questa cosa. Un'intervista in cui appunto con toni molto forti. Io sono comunque, io e mio padre, non ne parliamo più. Insomma, avrei voluto chiederle tante cose di lei, però temo che abbiamo finito il tempo. Mi vuole raccontare di qualche suo interesse extrapolitico? So che lei ha vissuto molto e viaggiato in Sud America. Sì, io... Però ha un tatuaggio con l'Africa sul braccio. Ho un tatuaggio qui con un Centro America, io ho lavorato in Guatemala, che diventa Africa, perché ho lavorato anche in Congo, mi sono occupato di microcredito con le popolazioni indigene della zona di Caniaca. La domanda banale è meglio la giungla o il Parlamento? Beh, però sono è un po' simili. Facile. Gli animali che però ci sono in Parlamento forse sono più pericolosi degli animali della giungla. È stato molti anni in giro per il Sud America e un po' dappertutto. Cosa ha capito di quei posti? Ma l'Africa ti insegna a vedere nella relazione, quindi anche nella sobrietà. Oggi il Papa Francesco piace molto anche per questo, perché è africano dentro. E... Lei è credente? Sì. Credo in Dio. I soldi non te li puoi portare nell'altro mondo. So e questo che... ti insegna l'Africa, che la relazione viene prima dell'azione. Questo ti insegna l'Africa. Questo è molto importante. Le stavo dicendo che so che anche è stato un bravissimo catechista. Come è riuscita a sapere questa cosa? Cioè, questo la sconvolge. Il padre fascista no, ma catechista... No, perché il padre... Sono riuscita a smuoverla. Mio padre sono notizie magari che sì, escono, se ne parla, del fatto che fossi catechista. Beh, non l'avevo mai sentito. Un padre che dice io sono un camerata, vado in giro col distintivo fascista, non è mio padre così, in primis una persona onesta. E sì, sono stato catechista,
perché è bello, secondo me, io ci credo. Catechista non solo, ma anche molto amato dai ragazzi che catechizzava. Sì, catechizzava, nel senso, sì, ero un giovane catechista in una parrocchia e secondo me il Vangelo è un bel libro. L'hai servito, oggi è anche un po' predicatore, gioco forza, quando va a fare i comizi. Crede che quell'esperienza le sia servita? Credo che i messaggi del Vangelo siano molto attuali. E i messaggi magari francescani siano molto attuali in un momento in cui conta solamente il denaro e la ricchezza. Siano molto attuali, quelli sì, mi sono serviti. Fanno parte di alcune radici solide che sono fiero di avere. Io la ringrazio, grazie, avrei voluto conoscerla ancora meglio, ma insomma magari ci saranno altre occasioni. Se mi rinviterà sarò lieto di tornare. Crepi anche a lei, arrivederci. Arrivederci, grazie. Alessandro Di Battista.